qua con la diretta di Batman Arkham Knight su PC con GeForce GTX 980 Ti. Attualmente, diciamo, una delle schede grafiche più potenti presenti sul mercato, praticamente seconda soltanto alla Titan. Spero che si veda e si senta, sto facendo un attimo qualche test, sembrerebbe di sì. Ok, chiudiamo anche il doppio audio che sennò mi entra due volte. Ok, a posto. Allora, ragazzi, disastro. Disastro perché che cosa è successo? È successo che hanno pubblicato la versione PC di questo attesissimo gioco. Sono basso di volume, lo alzo subito. Dicevo, hanno pubblicato la versione PC di questo gioco e niente, quello che è accaduto è che a quanto pare questa versione non è per niente ottimizzata. Anzi, ha qualche problemino, persino con un mostro di scheda come quella che sto usando. Nel frattempo ho anche alzato il volume, così dovrebbe sentirsi meglio. Vi posso dire che il problema principale è dato dallo stutter, perché noterete diversi momenti in cui il gioco si inchioda per una frazione di secondo e poi riprende regolare a 60 frame al secondo. Il frame rate è bloccato di default a 30, è possibile sbloccarlo a 60 andando a modificare un file. E questo file, caso mai vi dovesse interessare, vi dico subito dove si trova, prendete carta e penna. Allora, lo trovate nella cartella principale di Steam, quindi normalmente sono installate su C e C, due punti, Program File 686 Steam. Poi dovete cercare la cartella Steam Apps, la cartella Common, quindi la cartella Batman Arkham Knight, e andare all'interno della cartella Batman Arkham Knight a cercare un file INI. Nel motore di ricerca scrivete INI. E il file da modificare si chiama, allora, bmsystemsettings.ini. A quel punto dovete cercare, lo aprite col blocco note, fate trova, poi bisogna digitare, vediamo se lo troviamo, ecco, vediamo se lo trovo, un attimo. Oh, cribbio, non lo trovo più. Facevo prima a leggervi il file di configurazione. Allora, un attimo, facciamo le cose fatte per bene, così leggo il file di configurazione come va configurato esattamente, così non perdiamo neanche tempo, perché purtroppo avevo chiuso tutto per far girare meglio il gioco, ma forse è meglio che recupero la mail che mi è stata mandata da Nvidia. Allora, così vi do il percorso esatto del file da modificare. Eccolo qua. Dunque, dovete, come ho detto, andare nella cartella di Steam, poi dovete cercare la cartella Steam Apps, Common, Batman Arkham Knight, BM Game, Config, quindi bmsystemsettings.ini, quindi cercare la voce max FPS e cambiare il valore, che di default è 30, in un altro valore. In questo caso io il gioco l'ho bloccato a 60 FPS, così non dovrebbe causarmi problemi di V-Sync, però ovviamente se avete dei monitor migliori del mio potete alzare il frame rate quanto volete. Dunque, fatta questa premessa, prepariamoci al peggio, ragazzi, perché io ci ho giocato con le configurazioni consigliate e non andava bene. Sono andato a smanettare nelle configurazioni e non andava bene. Insomma, il gioco ha dei problemi gravi, che vedremo nel dettaglio. Questi problemi sono dati principalmente dal caricamento, quindi dallo swap dei dati dell'hard disk. Se avete un SSD, si riducono al minimo. Se avete un hard disk standard come il mio, noterete che ci sono dei problemi. Iniziamo e che Dio ce la mandi buona. Allora, partiamo da zero, così vediamo proprio dall'inizio. I sottotitoli li metto, visto che me li chiedete sempre. Mettiamo che sono cuffie da pro. Ok, continua. Va bene. Nuova storia. Iniziamo.
Eccolo qua, già comincia a scattare il filmato iniziale che è fatto con il motore grafico del gioco. Questa è la condizione in cui ci troviamo con questo titolo, che comincia a dare problemi già nei primi secondi. Noterete che una volta che è stato caricato dall'hard disk la porzione di mappa, in questo caso la porzione di filmato realizzato con il motore grafico del gioco, poi i problemi spariscono. Però ci sono questi continui piccoli caricamenti abbastanza fastidiosi. E meno male che lo abbiamo recensito su console, perché se ci avessero mandato la versione PC probabilmente le cose sarebbero andate diversamente, perché quella meraviglia tecnica che ci ha lasciato davvero a bocca aperta su una console come PlayStation 4 qui non c'è. Nel senso, il gioco lo vedete, cioè è molto suggestivo, però questi problemi tecnici sono terribili, terribili. È così che accadde tutto. Ecco, allora i primi... Fu così che Batman morì. Chi mi ha accusato di spoiler dicendo che Batman morì è la prima frase che sentite nel gioco, quindi non è proprio uno spoiler. 9 mesi fa Joker è stato cremato. Poi non ho detto premuto se Batman muore realmente. Per bruciare quel bastardo. E poi abbiamo atteso. Gotham si è preparato. Fin qua tutto abbastanza bene. Per il potere. Però questo non è una parte realizzata col motore grafico del gioco. Questo è un filmato, uno dei pochissimi filmati presenti nel gioco. Il gioco è quasi tutto realizzato con il motore grafico. Quasi tutto. Ci sono veramente pochi filmati. Adesso siamo di nuovo nel motore grafico. Infatti ha scatticchiato un attimino. Entriamo all'interno del diner e ci troviamo questa sezione in prima persona che era già stata mostrata alle 3. Pensate che questa era sotto embargo per qualche ragione, non se ne poteva parlare nella recensione, ma poi l'ha fatta vedere alle 3 e quindi ce ne siamo tutti sbattuti. Grazie. Dell'embargo. Di niente. Oh, grazie tesoro. Allora, al momento il gioco sta girando a 1080, voi non lo vedete ovviamente a 1080 in streaming, è ovvio, però sta girando a 1080 60 fps, questo ve lo posso garantire. Come vuoi tu, agente. Al momento è molto fluido. Ripeto, purtroppo lo streaming riduce il frame rate a 30, ma non ci posso fare nulla per questo, perché è un limite di Twitch. Il gioco non direi che è ottimizzato per console, probabilmente hanno dedicato più risorse allo sviluppo per console, hanno tralasciato un po' la versione PC e si sono beccati un backlash di quelli di proporzioni colossali. Adesso andiamo a parlare con questo simpatico figuro che sta fumando, che affrontiamo. Chiedo scusa, signore, qui non si può fumare. Ole. A quanto pare lo spaventapasseri ci ha iniettato la sua tossina. No, credo di averlo dovuto disattivare l'anti-aliasing, ragazzi, dava problemi. Accoppiamo un po' di gente. Ah, eccolo qua. Questa scena è inevitabile, vieni per forza ucciso. No, però scusate, l'anti-aliasing l'ho riattivato prima di iniziare, quindi dovrebbe esserci adesso, dovrebbe esserci assolutamente. Gotham, questo sarà l'unico avvertimento.
Ecco, abbiamo passato la sequenza iniziale. Spostiamoci su Gotham City e qua, dopo questo filmato, iniziano i problemi. Allora, vi posso dire che al momento la cosa che mi sta dando più problemi a livello di performance è la pioggia. C'è all'interno del gioco un'impostazione per la pioggia, diciamo, realistica di Nvidia, che è una delle caratteristiche per cui Nvidia ha fatto molta pubblicità su questo gioco, tant'è che ve lo regala se comprate una scheda Nvidia. Solo che io al momento non riesco ad usarla proprio per i problemi di stuttering che diventano ancora più grandi. Cioè, il gioco gira fluidamente quando... Guardate qua, guardate che cosa terribile. Qui sta caricando un lunghissimo piano sequenza. È andato a scatti. Adesso si ripiglia e praticamente sarà fluido fino al prossimo caricamento. Sono questi singhiozzi che fanno incazzare abbastanza. La brava gente non basta per fermarmi. Ragazzi, non lo metto il counter degli FPS di Steam, mi dà problemi. Tutte le volte che lo metto mi dà problemi con lo streaming. Siamo riusciti a perdere il controllo della città in appena 24 Poi, ore. Poi, al limite, posso... Se volete provo a vedere cosa succede, ma... Temo che succederà qualcosa di brutto allo streaming con il counter degli FPS. Qui sta andando a singhiozzi. Eccoci. Di nuovo singhiozza. Finisce la cutscene. Eccoci qua. A questo punto, vedete, è andato a scatti e poi si ripiglia e va, tipo qua, andrà a 120 fps. È ridicola questa cosa, è assolutamente ridicola. Cioè qua sta andando a una velocità pazzesca, pochi secondi fa andava a una velocità da 386. Adesso, se abbiate un attimo di pazienza, provo ad abilitare il counter, visto che me lo chiedete insistentemente, ma... Ripeto, temo che darà problemi, ma ci provo lo stesso. Impostazioni. Allora, abbiate un attimo di pazienza che ci proviamo. In alto a sinistra. No, non funziona. Lo sapevo che non funzionava. Ve l'avevo detto. Ok. Va bene, dobbiamo raggiungere questo bat segnale, quindi ci lanciamo nel vuoto e iniziamo a planare su Gotham City. Come vedete qui sta andando abbastanza fluido. Penso che sarà davvero un Halloween coi fiocchi. Arriva la pioggia, arrivano i tuoni e comincia a statterare. Di nuovo va a scatti. Ragazzi, questa situazione è assolutamente intollerabile per conto mio. E o ci mettono una patch nel giro di pochi giorni, oppure qua gli succede veramente un backlash di quelli tremendi. Perché se andate a vedervi le recensioni degli utenti su Steam, ora inizia il vero lavoro. Sono indizi su Crane? Impietose. Stiamo rintracciando un veicolo militare sconosciuto che scorrazza a China. È assurdo, perché lo vedete su PlayStation 4, lo vedete su Xbox One. Il gioco non è questo qua. Cioè, nel senso, la grafica è la stessa, per certi versi è pure peggio. Però la fluidità del gioco, che in PlayStation 4 è bloccata a 30 fps, ma stabili, diciamo, nel 97% delle situazioni, qua non lo è per niente. A tutte le unità, codice 1033 Fraps è pure peggio, ragazzi, lasciamo perdere.
No, l'unica cosa che mi permette di usare il counter degli FPS è un programmino che potrei provare a far partire effettivamente. Però, ragazzi, si vede che va scatti, non serve che avere un numerino, cioè lo vedete quando va scatti, si vede chiaramente. Ci sto lavorando. Ci riprovo, vediamo un po' cosa succede, torno un attimo in pausa. Allora, impostazioni. No, niente. Allora, provo un attimo ad attivare Overwolf, simpatico programma che consente di... è una specie di social network tipo Raptor, molto carino. Lo uso di solito per far apparire la chat di Twitch in diretta. Un attimo di pazienza, ragazzi. Proviamo a vedere il counter degli FPS, altrimenti l'unica cosa che mi resta da fare è riavviare il gioco. Se lo chiedete lo faccio, a quel punto dovrebbe funzionare, però lo so, Jaeger, che c'è nelle impostazioni di Steam, ma non funziona. Ok, tanto si sta caricando Overwolf, vediamo se parte. Nel frattempo vado un po' avanti con il gioco. Ok. Come sta mio padre? Sta resistendo. Come sempre, d'altra parte. Ok, ti sto inviando la posizione del mezzo. Ok, Overwolf è partito. Sta attento là fuori. Ok. Scusate, ma sto aprendo 5 programmi. Adesso sta andando a scatti, ma non per colpa dell'ottimizzazione del gioco, ma per colpa del programma che sto cercando di far partire per attivare questi benedetti counter degli FPS. Se no riavvio il gioco e basta. No, niente. Allora. Niente, ragazzi, riavvio il gioco, facciamo prima. Aspettate un secondo. Altra cosa assurda, il gioco molto spesso quando esco, proprio al momento dell'uscita, crasha. Questo non so per quale ragione. Vediamo se crasha di nuovo. Ho fatto un paio d'ore di test per assicurarmi che il problema non fosse mio, della mia configurazione, di qualcosa di strano, e invece purtroppo sto verificando tutto quello che mi è stato segnalato anche sui forum, su Facebook, eccetera. Ecco, assurdo, dice che l'applicazione è ancora attiva. Apriti, Batman. Un attimo. Ok, forse stiamo... No, non parte. Ecco, infatti ha crashato. Batman ha crashato adesso. All'uscita crasha. Questo è un problema che finora mi si è verificato tutte le volte che sono uscito dal gioco. E che non riesco assolutamente a spiegarmi. Ok, il gioco sta ripartendo. Allora... Hai ragione, Steve HD. Allora, io sto giocando al momento con una GTX 980T, che è praticamente il non plus ultra delle schede video, a parte la Titan X. Quindi sto giocando con una scheda da più di 600 euro, che dovrebbe garantire di far girare i giochi a 60 fps stabili, non soltanto i giochi attualmente disponibili, ma tutti i giochi disponibili da qui a almeno 2 anni, e questo non sta avvenendo. Ma non è che il gioco ha un frame rate, diciamo, costantemente basso,
soffre di gravi problemi di stuttering, cioè a volte va a 100 fps, a volte va a 12. Ok, lo dovreste vedere adesso il counter degli fps in alto, giusto? Dovreste vederlo in alto a destra. Confermatemi che si vede. Ok. Ricordate che ho messo un lock a 60 fps, quindi non lo vedrete salire sopra i 60. L'ho messo io volutamente. Anche perché se ho problemi di stuttering e lo porto ancora più alto, non faccio altro che accentuarli ancora di più. Questa è una 980T, non è una 980M. Ok, siamo a 47 fps in questo momento, 49, 45, 53. Dicono che le maschere antigas non funzionano con la tossina. È abbastanza impietoso, eh. Sta sui 40 stabili al momento, con tutti i problemi di stuttering che fra poco vedremo. Infatti, ecco, sta stutterando 20 fps. È abbastanza ridicolo. Questa è proprio una mancata ottimizzazione del gioco. Poi ci credo che te lo lockano a 30 di default, perché evidentemente non sono in grado di farlo andare meglio. Considerate che lo streaming mi toglie circa un 10% della performance. Però, nonostante tutto, i 55 fps dovrei tenerli. E invece li tiene soltanto a momenti. Via. Facciamo un po' di combattimento. Ecco, novità importante del Free Flow System di Batman Arkham Knight è la possibilità... Oh, ho sbagliato qua. È la possibilità questa volta di colpire i nemici a terra. Quindi il flow delle combo non viene bloccato dalla presenza dei nemici a terra, cosa che invece accadeva nei precedenti Batman. Dà molta soddisfazione, veramente tanta soddisfazione questo Free Flow System. Permette a Batman di affrontare dei gruppi di nemici maggiori rispetto al passato. Grazie Batman. Pensavo che mi uccidesse. Yeah. La città è perduta. Non abbiamo più speranza. Resta qui. Bloccando a 30 fps i problemi si attenuano, ovviamente, perché non notate più il drop da 60 a 20, come succede spesso. Ma comunque è un po' una soluzione del cacchio, perché il gioco dovrebbe girare a 60 su un PC di questa fascia. Allora, pareggiami i conti. Ed ecco arrivare la nostra nuova amica, la Batmobile barra carro armato. Queste sezioni in realtà sono geniali, perché quell'inquadratura che hanno fatto sul freno della Batmobile serve per mascherare un caricamento. Il gioco è tutto così, ci sono un sacco di punti in cui i caricamenti vengono mascherati. Ecco ragazzi, qui siamo entrati nella Stutterfest della Batmobile, che per i primi 20-30 secondi diventa praticamente inguidabile. Batmobile che io ho scritto essere un po' troppo lenta per i miei gusti. E qui stiamo sui 30 fps, che a volte scendono un pochino. Resta lì dietro.
Non abbiamo ancora sbloccato il turbo, cosa che verrà sbloccata più avanti. Cosa? Ci hanno appena sparato un razzo. Chi diavolo sono quelli? Auto 5-6, ritiratevi, è un ordine. Lasciate fare a Batman. L'unità 56 è stata colpita da un razzo. Sono morti, signore. Dannazione. Per favore, Batman, devi fermarli. Ok. Non preoccuparti, è mio. Due. E al terzo colpo dovrebbe... Ah no, l'ho tamponato. È a posto così. Devo tornare all'auto. È stata attaccata. E qui siamo fermi a... Ecco, il veicolo è stato neutralizzato. Un FPS. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che pena. Sparisci, demente! Andiamo a interrogare, fra virgolette, il nostro amico. Dov'è lo spaventapasseri? Va all'inferno! Ora, considerate che di certo, parte della mia performance è dovuta al mio processore, che è un i7 di prima generazione, quindi ha certamente, cioè, certamente non contribuisce al risultato. Però, vedermi un The Witcher 3 che mi gira stabile con questa configurazione a 60 fps, ma proprio stabile, granitico, passare a questo, che invece è quest'altalena tra i 55, che sono il risultato a cui miro quando faccio uno streaming, e 5 fps, è abbastanza imbarazzante. È quello che penso io? La nuova tossina di Crane, un campione incontaminato. Non scherzavi? Farò una scansione chimica con il Bat Computer. Tu che intendi fare? Crane ha un nascondiglio da queste parti. Andrò a fargli visita. Speriamo questa sia l'occasione che cercavamo. E insomma, ragazzi, questo era quello che volevo assolutamente mostrarvi. È decisamente ridicola la cosa. È veramente ridicola. Naturalmente, oggi ci è arrivata la versione PlayStation 4 del gioco. Quindi magari ci sarà l'occasione di farvi vedere anche come gira su PlayStation 4. Che ne dici se ti incrociamo le labbra? Il posto è questo. Devo perlustrare l'attico all'ultimo piano. Ok. Quindi usciamo dalla Batmobile e andiamo a perlustrare l'attico all'ultimo piano. Ok, di qua. Va bene. Non sembrava uno scherzo. Andiamo. Cosa per te voglio che giù di qua. Che ho disobbedito agli ordini. L'hai visto quello? Già. Portagli qui, sei Batman. Sono affatto sorpreso. Dovreste rivedere la vostra fortuna. Finiamo questo combattimento. Vediamo se riesco a far salire il counter delle combo. No, me l'hanno già spezzata la combo, maledetti. Questo non faceva parte. Yes! Per 13. Discreto. Il doppiaggio è fantastico. È assolutamente fantastico. Secondo me il lavoro svolto in questo gioco è eccellente dal punto di vista della localizzazione. È uno dei migliori prodotti in italiano che trovate disponibili sul mercato. Per conto mio. Dobbiamo andare di qua. Beh, questo ha reso le cose più... A salutare la nostra amica Poison Ivy, che in questa, in questo gioco ha le mutande di Edra. Ti aspettavi di trovarmi, Batman. Temo di doverti dare una delusione. Da un'occhiata alla camera. Voglio che pregusti la paura che sta per... Riguardo alla polemica che Batman non uccide mai nessuno, in questo gioco confermo, Batman non uccide mai nessuno, perché anche quando ha l'occasione di commettere un importante omicidio nel gioco, lui ovviamente si tira indietro. No.
gran bella cosa le immunità naturali. E qui scopriamo una parte fondamentale: Poison Ivy è immune alla tossina di Spaventapasseri. E questa sua caratteristica ci tornerà utile poi nel gioco, ma non vi dico nulla. Però la nostra sexy Poison Ivy, che cosa ci fai qui? Che trovo francamente molto più sexy che nelle altre versioni, negli altri giochi della serie Arkham. Dimmi. Veramente un ottimo character design anche in questo caso. Darò fuoco a ogni pianta di Gotham. Questo è un caricamento. È mascherato da cutscene. C'è stata una riunione. Si sta caricando nel frattempo il resto del gioco. Erano tutti e c'è una parte verso l'ultima parte del titolo dove succede qualcosa, vi dico assolutamente cosa. Lì il caricamento è mascherato benissimo, perché quella cosa che succede modifica radicalmente quello che vi sta attorno. E lì hanno fatto una cosa geniale, perché sono riusciti a caricare fondamentalmente una mappa nuova mascherandola con una cutscene di questo tipo. Sono veramente stati molto bravi nel fare un gioco che virtualmente non ha neanche un caricamento dall'inizio alla fine. La natura vince sempre. Attenzione. Olè. Non imparerà mai? Però Batman è assolutamente più figo, il più figo di tutti, e infatti è stupendo. Ora tu vieni, è veramente bellissimo. Bastava chiedere. Che succede? Sono arrivati dei droni. Ecco, questi li dobbiamo fare a pezzi, perché sono unmanned, cioè non sono guidati da nessuno. Quindi abbiamo la possibilità di distruggerli senza troppe preoccupazioni. Ora abbiamo questo problema. E quindi usiamo uno dei nostri gadget, ops, cioè il telecomando della Batmobile, il quale ci consente di chiamare la nostra amica quando gli altri non vedono. Antisommossa attivata. E così vi spiega che in realtà è non letale, cioè il cannone lo usa contro i veicoli non guidati, senza pilota, mentre usa i proiettili, quelli stordenti, per i nemici standard. Andiamo ad accoppare qualche veicolo. Eccolo qua. Bisogna togliersi dalla traiettoria, che i veicoli senza pilota ci impiegano un po' di tempo a prendere la mira. Se li si colpisce nella parte più alta vanno a pezzi in un colpo solo, altrimenti richiedono due colpi, come in questo caso. Non sono stato precisissimo. Ops, qua mi ha colpito. Dove sei? Ah. Ok, finito. Queste parti con la Batmobile all'inizio del gioco sono davvero tante, forse troppe. Dobbiamo andare. Ho trovato le prime 2-3 ore di gioco, per quanto concerne la campagna principale, abbastanza noiose, perché sono tutte a bordo della Batmobile. Verso la città. E ne arrivano altri. Attivare la diagnostica armi della Batmobile. Ora si va in guerra. No, è una funzione della Batmobile quella di muoversi come un Overcraft. Funziona in modalità di combattimento. È curioso il sistema scelto da Batman Arkham Knight per quanto riguarda il sistema di spostamento della Batmobile, perché invece di associare il grilletto destro alla frenata, il grilletto destro è associato alla modalità combattimento, mentre il freno è associato al tasto X. Quindi preparatevi, che se siete abituati a un gioco di guida
Per le prime due ore di gioco bestemmierete in aramaico perché diventa assolutamente innaturale. Qui c'è da fare un addestramento. Questo è il tutorial. Il tutorial è assolutamente facoltativo. Potete tranquillamente evitare di farlo. Simulazione attivata. In questo caso lo faccio perché mi dà un bonus. Fase 1. Distruggere i bersagli per caricare l'energia dell'arma. Ci introduce una funzione importante della Batmobile. Praticamente distruggendo i veicoli nemici si carica una barra, la quale poi consente di effettuare un attacco. Batteria di missili livello 1 pronta. Ok, adesso abbiamo caricato una batteria di missili e possiamo usarla. Via. I missili one shottano questi veicoli. Fase 2. Caricare a livello 2 batteria di missili. Distruggere fino a 4 bersagli insieme. Oh yes. Dobbiamo caricarla fino a livello 2, quindi abbiamo la possibilità. Batteria di missili livello 2 pronta. Prima di sparare devo portare l'arma secondaria al livello 2. Va bene. Prima di sparare devo portare l'arma secondaria al livello 2. 4 diversi missili. Fase diagnostica completata. Andato. Procediamo fase con 3. Se si subiscono danni, l'energia dell'arma si scarica. Caricare a livello 2 batteria di missili e distruggere 4 bersagli attivi per completare il test. Finiamo. Intanto mi è arrivata la notifica che il capo sta giocando un altro gioco di Batman, che è Lego Gotham, che probabilmente è più ottimizzato di questo. Anzi, senza probabilmente. Ok. Dov'è? Vediamo se riesco a farlo senza subire danni. Di missili livello 2 pronto. Test diagnostico completato. Oh yes, ce l'ho fatta. Senza subire danni. Simulazione completata. Nel frattempo è arrivato anche un vecchio amico di Batman, che sarebbe Catman. Faccio vedere Catman. Ciao Catman. Sei venuto a trovare Spazio Games? Saluta la chat. Niente, va bene. Ole. Ok, continuiamo. Batman, vedo un mezzo di trasporto che scarica altri blindati ai Panessa Studios. Ho avvisato la polizia di ritirarsi dalle strade. Ci sto andando adesso. A tutte le unità, qui è il commissario Gordon. Abbiamo numerosi blindati ostili schierati in città. Gotham è sotto attacco. Voglio che tutti rientrino al commissariato. Non siamo attrezzati per affrontare quel che c'è là fuori. Mamma mia, si sta. Qualcun altro lo è. Oddio, eccolo là. Ops. Aia, ma ha preso questo. Ok. Risolto e dobbiamo andare verso la stazione di polizia. Grazie a Dio. Speriamo che siano gli ultimi. Non contarci. Prepara una cella di isolamento nella prigione della polizia. Comunque questa macchina è fantastica per parcheggiare. Puoi fare dei parcheggi tipo... È perfetta. Guardate. E ho parcheggiato. Ma sarebbe comodissimo. Ok. Altra cosa molto molto bella che vedremo adesso. Il passaggio dall'interno all'esterno è assolutamente senza soluzioni di continuità, non ci sono caricamenti nei passaggi agli interni, come in questo caso. Felice di averti qui, Batman. Entriamo nella zona di isolamento. Nella
stazione di polizia e tutto avviene in maniera continua. Che diavolo! Non sparate! È Batman! Cos'è quello? Stavo scherzando. Credevo fossimo sotto attacco. Novità nell'analisi della tossina della paura? Ci vorrà ancora un po'. Ah, non pensiate che questo sia un problema della scheda grafica o di Nvidia. Assolutamente, ragazzi. Dove hai imparato? Assolutamente. Ci sono problemi analoghi anche su AMD. È un problema del gioco. Lo spaventapasseri ti schiaccerà, Batman! Sul serio? Perché ti dai pena per questi sacchi di carne? Disordini? Siamo in stato di guerra e non abbiamo... Potrebbe giocare su una 980M, che è Strupar 84? Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. In realtà i requisiti minimi sono più bassi, però... Vedo che ne fai buon uso. Francamente... Finché non sistemano questi problemi di ottimizzazione, vi ritroverete con un gioco che scatticchia con qualunque scheda. Abul 97 dice che su AMD va addirittura peggio, perché almeno qua riesco a giocarlo, quindi non oso immaginare come giri su AMD a questo punto. Purtroppo la situazione è questa. Abbiamo chiuso la povera Poison Ivy. Questa è una cosa molto carina. Quando voi iniziate a procedere nel gioco, piano piano vi troverete con le celle piene, potete andare a fare visite ai criminali che vi insultano e eccetera eccetera. Avanti, rispondi al telefono. Andiamo a trovare il commissario. Vaffanculo. Appunto. Dannati burocrati. Siamo rimasti soli. Possiamo cavarcela, Jim. La situazione? Abbiamo incidenti in ogni punto della città. Cash, dacci un resoconto. Va bene, vediamo. Prima cosa, abbiamo perso i vigili del fuoco della stazione 17. Abbiamo le ultime coordinate, ma non sopravviveranno a lungo. Hola, Spagnol, dice Mucax. No, Mucax, siamo messicani, noi, tutti messicani. Ritrovano un corpo. Non c'è stato tempo di indagare prima dell'evacuazione, ma la scientifica sembrava sconvolta. Ma la grafica di PS4 non si può paragonare a quella di un PC a impostazioni alte, la paragonerei a quella di un PC a impostazioni basse, però di un PC a impostazioni basse che non dà questi problemi. So che hai da fare, ma qualunque aiuto tu possa dare salverà delle vite. Niente paura, ho chi cerca lo spaventapasseri. Vedrò che posso fare. Ottimo. Ho mandato degli uomini a Gotham Sud e Ovest. Ok, ora, questa è la ruota delle missioni. La missione in alto è sempre la missione principale. Vedete, in questi 45 minuti abbiamo fatto il 5% della missione principale e assolutamente 0% delle altre missioni, ad eccezione dei progressi completi, che sono missioni, diciamo, terziarie, tipo distruggi i veicoli in una data zona, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno di questi punti nella ruota indicano il numero di missioni che troverete nel gioco. Quindi abbiamo una, che è la missione principale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 missioni in totale. Quella principale dura sulle 14-15 ore, tutte le altre durano circa un paio d'ore. Morale della favola, altra cosa molto importante, completando la missione principale e facendo solo quella, il gioco lo terminate al 33%. Quindi avete un gioco veramente grosso, sulle 40 ore di gioco per essere completato al 100%. Quindi, per conto mio, i contenuti ci sono. Andiamo subito dall'enigmista. Buona fortuna. Perché così ci vediamo anche Hernandez, le sfide dell'enigmista, che questa volta sono un po' diverse. Okay, non mi ricordo dove è uscita. Non l'ho mai visto così da vicino. Già, poveraccio. Non riuscirà. Questo era l'agente che in quella tavola calda. Ha sparato a quelle che pensava fossero dei demoni nella tavola calda. In realtà stava sparando dei clienti.
è impazzito. Batman, lo spaventapasseri ti è sfuggito? Gli hai rotto il polso senza motivo. Ha dei progetti per te. Adesso l'abbiamo rotto il naso, lo troveremo sempre rotto. Ad ogni volta che entriamo qui dentro lo troveremo con qualcosa di nuovo di rotto. Queste gag simpatiche. Wow, l'hanno davvero potenziato. I mezzi aerei l'hanno visto diventare un blindato. Bello. Non avviciniamoci. È qui, arretrato. Buonasera, signor Wayne. La grafica in ultra non c'è in questo gioco, ragazzi, non mi spiace. La grafica arriva al massimo ad alta come impostazione. L'ultra non l'hanno nemmeno messa. Che avrebbe detto qualcosa del genere. Mi dia un attimo e le attiverò subito il post bruciatore. Grazie mille, Lucius. Dopo metto tutto in ultra, ragazzi. Vuoi ringraziarmi, signor Wayne? Cerchi solo di non schiantarsi fuori strada. Dovrei presto avere qualche altro upgrade. Abbiamo il post bruciatore che non farà altro che farmi statterare ancora di più. Avanti, per via degli effetti di fuoco. Per tutti voi. Ok, Arrivanza, dove devo andare? No, dall'altra parte. Per spolpare la carne ancora calda dalle ossa di Gotham. Siete sotto la mia protezione. Ai codardi che tremano. Come ho scritto nella recensione, la maneggevolezza di questa macchina è quella di un carrello della spesa. Mannaggia loro. Io ho già vinto. Ho svuotato la città. Salve, detective. Sì, sono io, la tua nemesi più temibile, l'enigmista. Congratulazioni, te le devo. Sei arrivato. Cos'è lo stuttering? Allora, lo stuttering è quando un frame rate, diciamo stabile o presunto tale, improvvisamente scende in maniera vistosa per qualche frazione di secondo. Questo, pur mantenendosi all'interno di livelli di frame rate accettabili, perché diciamo, a parte qualche raro caso, non scendiamo mai sotto i 25, e crea un effetto fastidiosissimo perché si passa da una fluidità alta a una fluidità molto bassa, e questo crea nel giocatore l'effetto di un grosso episodio di blocco del gioco. E qui sto andando a 50, poi improvvisamente scendo a 20 e questo dà fastidio. Un meccanismo che ho calibrato perché risponda a un impulso radar estremamente preciso. Tra poco ti darò il codice decriptato, cavaliere oscuro. Oh, ma prima ripassiamo brevemente le regole per i divertimenti di questa notte. Regola prima. Adesso lo facciamo incazzare, via. Cosa? Come hai tu risolto okay. Il mio primissimo enigma? Bravo, bravo. Benvenuto al mio autodromo. Quelli di Every Eye hanno lodato la macchina e tu la bocci. Quale sarà la verità? La mia. C'ho ragione io. Assolutamente. Date ragione, date retta a quelli di Every Eye. No, la macchina è divertente da usare, ragazzi. Ma l'handling si vede che non sviluppano giochi di guida. Questo. Assolutamente. Via, vediamo se riusciamo a. A superarla. Qui mi incasino sempre. Prudenza, detective. Vorrei che l'auto funzionasse una volta. Ok. La macchina, come vedete, va sulle pareti perché fa chies. Primo giro completato. Oh, procediamo con il secondo, speriamo di non schiantarci. Il tracciato ovviamente cambia ad ogni giro. Attivo il limitatore del post bruciatore, serve più velocità. All'inizio, cavaliere oscuro. Per te questo è fare in fretta? Facciamo funzionare quel tuo subumano cervellino. No, la macchina mi scivola. Ah, vaffanculo. Ok. Stavolta ce la facciamo. Ok. Non sto andando abbastanza in fretta. Temo che non riuscirò a completare. Ok. Un'altra volta in pista, cavaliere oscuro. Un'altra volta. Proviamoci. Ah!
vaffanculo. Porco zio. Vediamo se ce la faccio. Temo di no, perché mancano solo 30 secondi. Sei vicino, detective. Non sbagliare ora. Sarà una roba al photo finish. Ok, ce l'abbiamo fatta. Il mio tempo è infinitamente più prezioso del tuo. Andiamocene. Mi hai sconfitto. Prima missione dell'enigmista andata. Troppo presto per sbloccare la seconda. Ti illudevi forse che una sfida ideata dal sottoscritto l'enigmista fosse davvero tanto facile? Oh, cavaliere oscuro. Oh, dolce anima ingenua. Batman c'è. Certo che no. Grazie Raymander per avermi rallegrato con questa frase. Ho perso centinaia di terabyte di dati prestazionali su quell'ultimo modello di carro funebre a razzo con cui vai in giro. Link, se sei indeciso se prendo tra PC e PlayStation 4, io ti consiglio di aspettare un pochino, tanto il gioco non scappa. Al momento confermo che il mio voto su PlayStation 4 è 9, assolutamente. È un gioco che mi è piaciuto tantissimo. Qui probabilmente se lo avessi recensito su PC sarei stato molto più cattivo, perché al momento il gioco, per conto mio, non arriva alla sufficienza per l'assoluta, il disastro tecnico che hanno combinato per l'ottimizzazione. Poi magari fra 2 settimane lo mettono a posto, o ci pensa qualche hacker a metterlo a posto, come spesso avviene. Andiamo a vedere questa missione. Qualcuno che è un po' particolare. Messo in posa un cadavere. Io non posso farvi vedere oltre un certo punto per questioni di review guide, ma farò del mio meglio per non spoilerarvi troppo della trama. Perché c'è un punto che assolutamente non voglio farvi vedere. C'era scritto che non posso, ma non voglio nemmeno. Quindi, ragazzi, manterrò questo live con i minimi spoiler possibili. Olè. Eccoci qua. Alfred, ho trovato il corpo mutilato di... Questo è uno dei casi su cui bisogna indagare, che ci mostra uno scorcio della modalità detective, che non è tutta qui. Però in questo caso noi dobbiamo risalire all'identità di una persona che non conosciamo e che ha il DNA alterato, e quindi non possiamo risalire alla sua identità attraverso il DNA. Un arresto cardiaco da overdose di antidolorifici. E hanno usato un acido per cancellare le impronte della vittima. Una fine ben poco gloriosa. Non è tutto. È come se il DNA del soggetto fosse stato danneggiato. Non ho informazioni sufficienti per una ricerca incrociata nel database. Dovrò analizzare il corpo con lo scanner di tessuti profondi. Ho una review guide, ragazzi, non è un embargo. E intendo rispettarla, certo, perché non voglio, non intendo spoilerare. Non adesso, che il gioco è praticamente disponibile da poche ore. Non intendo spoilerarvi una parte fondamentale del gioco, che secondo me è quello che lo rende davvero geniale. E mi piange il cuore non averlo potuto scrivere nella recensione. Però sappiate che nel gioco, all'inizio, alla fine della prima missione, succede una cosa che vi cambierà radicalmente tutta l'esperienza. Però non ve lo spoilerò. Ma è veramente bello. Gli sceneggiatori hanno fatto un colpo da maestro. Allora, dobbiamo individuare qualcosa che abbia a che fare con la pelle. Stiamo facendo una scansione della pelle. Vediamo se troviamo qualcosa. Abbiamo trovato, anzitutto, a livello delle ossa c'è una protesi. La vittima aveva una protesi all'anca. La cicatrice non è del tutto guarita, quindi deve essere recente. A livello dello stomaco abbiamo una fede. Un anello nuziale nell'intestino crasso, inciso con il nome Ofelia. Ho scritto Ofelia. E poi qua abbiamo un orecchio. Deformità dell'orecchio sinistro, risultato di una agenesia minore, un difetto congenito.
Alfred, il nome della vittima è Anthony Land. Le cartelle cliniche mostrano che soffriva di alcolismo, probabilmente perché il matrimonio è andato a rotoli. Il nome sull'anello, Ophelia, è dell'ex moglie. È stato visto l'ultima parte. Poi l'ultima parte, Maxo tutto, ragazzi. La cosa strana Maxo tutto è che quanto, ce lo vediamo. Vediamo l'hanno portata qui e uccisa. Ma come gira? Perché? Dobbiamo trovare il colpevole. Posso suggerire di controllare se sente altra di quell'orrenda musica lirica? Si direbbe una sorta di biglietto da visita. Sappiate che la modalità detective non è tutta qui, cioè non c'è soltanto questa cosa di analizzare la pelle, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto ci ritroveremo a ricostruire delle scene del crimine e a farlo attraverso dei filmati con una ricostruzione al computer di quello che avviene. Quelle parti lì sono fantastiche, sembra di giocare a L.A. Noire, è veramente bellissimo. C'è tanta ciccia in questo gioco, è veramente un... hanno fatto delle gran belle cose. Allora... andiamo a salvare i pompieri. I pompieri scomparsi sono in pericolo. Inizierò con il controllare Dixon Dockers. Quella è la loro ultima posizione. Potevo anche saltare. Ne avrà presa abbastanza. Ecco. Ora noi dobbiamo salvare i pompieri lì dentro. Se ci tiriamo su con il rampino, loro ci vedono. I cattivi. E allora arriviamo dall'alto. Salvate i cattivi sugli alberi. Già, siete davvero degli eroi. Bello. Dire cosa? Di sono un eroe. Sono un eroe. Non sembri molto eroico. Più forte! Sono un eroe. Forza! Sii convincente! Sono un eroe. Adesso meglio. Ora sono convinto. Boom! KO ambientale, vedete sono tornati, molto divertenti da usare. Olè. Ok, andiamo a salvare il pompiere. Sì, un po' meno tatteroso in questa fase, però comunque lungi dall'essere perfetto, ragazzi. Oddio, sei davvero tu? Che è successo qui? Ci hanno attaccati. I rivoltosi ci hanno tirati fuori. La distruttibilità Dolor 3, visto che me lo chiedi, è abbastanza buona, soprattutto con la Batmobile. Salverò i tuoi uomini. Aspetta. Ci sono dei punti in cui la Batmobile deve intervenire per demolire muri e cose simili e attraverso il cannone, e lì è abbastanza divertente, però come potete vedere i vetri sono assolutamente rompibili. Olè. Va bene ragazzi, apriamo le danze. Vorrei provare a fare un salto qua, chissà se ci riesco. Vediamo, proviamoci. No! Ah! Non ce l'ho fatta. Vabbè, pace. Era uno sfizio che mi volevo togliere. Cercare di sfondare il cartello. Probabilmente si può fare dopo che si ha ottimizzato il post bruciatore. Allora, continuiamo. Come da sua richiesta, ho preparato una serie di simulazioni diagnostiche per testare le varie funzioni della tuta e della Batmobile. Scelga il programma che fa il caso suo e il Batcomputer fornirà un indicatore di navigazione. Allora, questo è il tutorial. Come potete vedere, il tutorial non è all'interno del gioco, quindi... chi mi ha scritto che all'inizio c'è il tutorial, non è così. Il tutorial è attivabile in qualsiasi momento ed è completamente facoltativo. Scelta, secondo me, ottima, perché chi ha già giocato i precedenti Batman probabilmente non troverà interesse nel rifarsi tutorial per il Free Flow System. Viceversa, chi si avvicina per la prima volta a questa serie troverà un compendio totale delle cose che si possono fare con Batman. Consiglio di acquistare la versione PC in un secondo momento se la mettono a posto, perché, cioè, guardate la grafica del gioco al di là dei suoi problemi, cioè, questo è l'ambiente è geniale, immaginatevelo con una grafica
maxata e senza questi problemi di stuttering. Intanto andiamo, interveniamo. Tanto qua l'intelligenza artificiale va alle ortiche. Qualcuno me li tolga di torno. Sì, te li tolgo di torno. Batman mi ha appena salvato. Sto tornando alla base. Ecco. È Batman, e ha un carro armato. Oddio, portaci via da qui. KO ha assistito alla Batmobile. E vai! Danno un sacco di soddisfazioni, assolutamente. Boom! Sono fantastici, capo assistiti. Ok. Torniamo nella Batmobile. Allora, nell'auto, se tu investi qualcuno, in realtà non uccidi nessuno. Proviamo a investire qualcuno, vi faccio vedere cosa succede. Allora, provo a schiacciarlo. Tac! Praticamente, se voi colpite qualcuno, lui emette un raggio stordente e il nemico non viene ucciso. Anche se stando sotto la Batmobile non so questo quanto stia bene, però non muore. Questa è la regola del gioco. Anche sparandogli gli spari un cannone stordente. Quindi quando io non miro a una persona spara il cannone letale, quando io miro a una persona spara il cannone stordente. Vedete, così è cannone letale. Batman ha un blindato adesso. E così invece è cannone stordente. Letale, stordente, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà è abbastanza divertente da usare la Batmobile. È la manovrabilità che è una merda, a mio avviso. E poi anche l'idea di assegnare il freno a X, ci metti un'ora e mezza per abituarti. Questa è Chinatown. I luoghi sono veramente ben caratterizzati. Gotham City ha i suoi quartieri. Non è tutto un insieme di palazzoni. Ci sono zone riconoscibili. E quello che vedete è praticamente tutto raggiungibile. Anche l'altra isola è raggiungibile. Una buona parte del gioco è ambientata dall'altra parte. È tutto molto bello. Cioè, vedete laggiù sempre queste architetture. Ho sentito che sta progettando architetture gotiche tipiche dell'immaginario della Gotham City di Tim Burton, se vogliamo. E poi anche delle parti più moderne, un po' alla Blade Runner con le luci al neon. Io trovo che abbiano fatto un lavoro eccellente per rendere questa città credibile e più viva del solito. Questo è il quartiere, praticamente metanopoli di Gotham City. I passaggi da fuori a dentro la Batmobile sono fantastici, cioè io posso lanciarmi dove voglio. In realtà adesso non ho ancora sbloccato una parte importante che mi consente di entrare nella Batmobile, di lanciarmi con la Batmobile con il sedile iettabile. Però intanto posso fare questo. Ricordami di rapinare un negozio di giocattoli. Ho promesso un regalino a mio figlio. Yes. Questo mi dà tanta soddisfazione. Aspettavo di averti a tiro, Batman. Facciamo un po' di strage. Ok. Quindi andiamo a cercarci un'altra missione da fare. Procediamo. Andiamo da Oracle, va? Sto andando alla torre dell'orologio per vedere cosa ha scoperto Oracle sulla tossina. Speriamo che siano buone notizie. Col tasto X si può derapare, oltre che frenare.
Ups. A posto. Dobbiamo trovare l'ingresso che non lo trovo mai. Non è qua. Forse è di qua. Eccolo qua. Ivy e lo spaventapasseri hanno litigato. Secondo me Crane tiene la... Quanto dura la storia principale? L'ho detto, circa 15 ore, a seconda di come la giocate. Secondo me durata ottima. Dobbiamo andare a parlare nel busto. Con una, diciamo, un quarto della... Identità confermata. Della campagna principale, che è completamente diversa dal resto del gioco per un avvenimento che succede a Gotham City. Sto usando un pad Xbox 360. Batman usa il Bat Computer e salutiamo Oracle. Vuoi che venga alla Batcaverna e frughi tra la tua roba? Sei riuscita a ridurre il composto ai suoi elementi base. Ma lì non c'è nulla che possiamo rintracciare. E se avessimo cercato nel modo sbagliato, anziché cercare la tossina, perché non pensare al processo di produzione? Perché non l'ha notato? La reazione... Ribadisco, la campagna principale è una, ma ci sono un sacco di missioni secondarie, alcune delle quali offrono degli spunti narrativi davvero buoni. Serviranno alcune ore per posizionare il gioco. L'ho paragonato a un RPG di quelli buoni, perché prendete un gioco come Skyrim, la missione principale dura una decina di ore e poi ci sono 140 ore di missioni secondarie. Qui non siamo ovviamente sugli stessi livelli, però ci sono delle missioni secondarie che vale la pena giocare. Fermeremo Crane. Che vale la pena giocare, perché sono davvero ben architettate e durano più del previsto. Più le sfide dell'enigmista, che sono tantissime. E che non sono riuscito assolutamente a giocare tutte. Fate conto che le missioni secondarie ne avrò giocate meno, però la metà più o meno. Jim, per una semplice ragione, perché il gioco ci hanno lasciato per troppo Grazie poco tempo. Ci hanno lasciato per... Prepara gli uomini. Tre giorni, meno di tre giorni. Va bene. E quindi è stata una rushata esagerata di 15 ore consecutive il primo giorno. Insomma, è stato veramente duro recensire questo gioco. Però è anche stato molto divertente. Ok. Lanciati da un tetto in traiettoria per planare per lunghe distanze ad alta velocità. Yeah! La Batmobile non è un mezzo di trasporto, l'ho scritto nella recensione. Secondo me è un carro armato e basta. Perché per spostarsi è molto più pratico utilizzare questo sistema. Cioè picchiata, risalita, appena possibile rampino. Ecco, e di nuovo velocità. Il generatore è danneggiato. Devo bypassarlo e alimentare l'antenna direttamente. Salve di nuovo, signore. Come posso aiutarla ora? Il verricello elettrico è pronto all'uso? È funzionale al 100%. Introduciamo un altro elemento alla Batmobile. Il verricello. Usare l'auto per scalare le pareti di un palazzo. Mi leggi nel pensiero. È nei miei requisiti professionali, signore. Il Batwing è in arrivo. Arriva il Batwing che ci porta... ci dovrebbe portare il verricello con la Batmobile.
qua, faccio questo pezzo di missione, e poi maxiamo tutto, ma saranno dolori, ragazzi, preparatevi. Anche questa missione è stata abbastanza dolorosa, perché l'ho trovata di una noia esasperante, perché scalare un palazzo con la Batmobile va oltre la mia idea di cose esagerate. Faccia attenzione con l'auto, signor Wayne. È un modello unico. Via! Lanciamo il vericello. Ok, a questo punto dobbiamo scalare facendo un bel salto. Lascia perdere, Batman. Non mi troverai finché non lo vorrò io. Allora, dobbiamo... qualche maniera tirare giù questa parte qua, eccola qua, a posto. Continuiamo. Ma io a questo punto, ragazzi, lo consiglio per console, cioè finché non lo mettono a posto è inutile che stiamo qua. Potenzialmente su PC è un gioco incredibile, ma allo stato attuale non va per niente bene. Parte, ripeto, abbastanza inutile questo. Trovarsi a scalare un palazzo. Questa è l'esagerazione, veramente. Questa è una cosa troppo esagerata. Adesso c'è questo minigioco in cui devo accelerare mantenendo l'acceleratore all'interno della fascia arancione e quindi hackerare il portellone e attivare antenna di trasmissione. Oracle, l'antenna radio di il gioco gira a 1080, sì, su PC gira la risoluzione che volete. Ho appena parlato con Robin. Dovresti farlo anche tu. Bruce, hai bisogno di me. Insieme troveremo lo spaventapasseri. Quello che stai facendo è più importante. Può aspettare, lascia che ti aiuti. Ho tutto sotto controllo. Ah, va bene. Senti, prova a farti vivo ogni tanto. Siamo un duo, ricordi? Vuole solo essere d'aiuto. Il povero Robin. Sì, ma ci servirà una torre a microonde per triangolare. Presente in questo gioco nella modalità, cioè nella funzionalità dual play, che non riusciremo a vedere perché è piuttosto avanti. No, forse c'è una sezione con Nightwing che forse riusciamo a vedere, ma non ne sono convinto. Seguiamo. Abbandonata da chi è fuggito terrorizzato, distrutta da chi non aveva. Come va su Xbox One? Allora, ammetto di non averlo ancora visto su Xbox One, se non alle 3. E mi sembrava che girasse come su PlayStation, però. È un po' presto per giungere a delle conclusioni. Tra
casa, altrimenti perché allearsi con il pinguino? Ups. Ok, adesso stiamo per vedere una parte abbastanza interessante, sempre se riesco a raggiungerla, in cui ci viene sbloccata una nuova funzionalità del gioco. Devo valutare la minaccia e pianificare l'attacco. 5 soldati, tutti armati. 5 soldati armati. Se li vedono, uccideranno l'ostaggio. Mi serve un punto di vantaggio per attirarli fuori. Come facciamo? Saliamo. Per me è paranoico, avrà sniffato quel suo gas una volta di troppo. E andresti mai a dirglielo in faccia? Se riesco a separarli, saranno più facili da eliminare. Devo separarli, quindi posso selezionare il Batarang e fare del rumore. Non l'ha sentito. Proviamo a farlo uscire di qua. Ecco, due li ho separati. Non sono ancora usciti. Vabbè, facciamolo uscire di qua a questo punto. Avete sentito? Laggiù c'è qualcuno. Voi due, andate a vedere. La porta rimane chiusa. Non corriamo rischi. Ok, capo. Lo spaventapasseri non vorrà sentire scuse. Vediamo di fare un capo. Munizioni, fatemi sapere se ve ne servono. No! Oh! Ah, no! Ah. Di qua, no! 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 Altri tre soldati all'interno. A posto, questi due li abbiamo sistemati. Insieme. Andiamo a recuperare gli altri con la nuova modalità. I sequestratori hanno un ostaggio. Sono tre armati. Devo neutralizzarli prima che possano reagire. È pronta? Placche flessibili su base magneto-reologica corazzata. Sarà più veloce, più... E questo ci dà accesso alla nuova battuta. Mandala, Lucius. Ora. È già in volo, signor Wayne. Che ci permette di fare delle cose nuove, tra cui la modalità terrore, che è abbastanza divertente. La vedremo fra pochissimo. Che arriva la tuta. Non sono i KO furtivi, quelli, la modalità terrore. Adesso la vedrete. È una cosa un po' strana. È un bullet time fatto come si deve. Ma è abbastanza divertente. Lo trovo abbastanza divertente. Facciamoci due risate adesso. Adesso ci fa lo spiegone delle funzionalità della tuta di Batman versione 8.03. Questa è stata ottimizzata, questa non stattera. Assorbendo i colpi e consentendole di contrattaccare con agio e maggiore forza. La corazza liquida è anche più flessibile di quelle in fibre a cui è abituato. Con tutta questa manovrabilità riuscirà a colpire avversari multipli in rapida successione. Va bene. La tuta è compatibile anche con il meccanismo di eiezione della Batmobile. Balzerà fuori come un proiettile da un mitragliatore. Ecco, grazie. A tal proposito, il nuovo spararampino la lancerà in aria altrettanto velocemente. Niente paura, signor Wayne. La tuta può assorbire i G.
Quindi adesso praticamente diventiamo più veloci che mai. Come si trova, signor Wayne? Ho attivato i programmi di addestramento RA se vuole. Che io salterò alla grande. Non voglio assolutamente fare i programmi di addestramento. Tre uomini armati, un ostaggio. È ora di testare questa tuta. Ops. Se voglio prenderli di sorpresa, dovrò entrare in un altro modo. Direi di entrare da... Ricorda, è uno come te e me. Se gli pianti un proiettile addosso, va a terra. Da qua. Ok, disattiviamo la modalità. La nuova tuta è più flessibile e reattiva. Avvicinandomi senza farmi scoprire, posso prenderli alla sprovvista ed eliminarli in un batter d'occhio mentre si sparge il panico. Ecco, questa è la modalità terrore. Bullet time attivato così. Uno. Due. E li abbiamo fatti fuori tutti. Si può usare soltanto in pochissimi momenti perché necessita di essere ricaricata, ma come vedete dà grandi soddisfazioni. Cavolo, gli avevano detto che eri veloce, ma abbattere tre uomini armati così è incredibile. Ora sei al sicuro. La combinazione della modalità terrore più altri gadget che verranno svelati in seguito, tra cui per esempio un gadget che è in grado di disabilitare le armi, più ovviamente il Batarang e altri tipi di gioiellini che permettono, di gingilli che permettono di distrarre i nemici o fare cose simili, consente di avere un approccio tattico che francamente negli altri giochi di Batman non era così marcato. Quindi ci sono degli scontri in cui si è magari contro 20 persone, di cui 4 armate e una sentry gun. E questo vi obbliga ad usare il cervello. Ed è molto divertente capire come si... tentare di capire come risolvere... Non ancora. Diverse devo situazioni. Accedere alla console. Dove sta la console? Qua. Oracle, ho collegato la Plink all'antenna a microonde. Perfetto. Livello di difficoltà, Link, è in linea con quello degli altri Batman. Non ti direi che è più difficile o più facile. È un gioco più maturo, nell'ultima parte diventa abbastanza tosto, si muore più spesso del solito. Ci sono delle parti in cui ci si perde abbastanza. Alcuni obiettivi non sono chiarissimi, ma sono difetti minori. Devo usare entrambe le antenne per individuare le frequenze radio a microonde in tutta Gotham. Se trovo entrambe le frequenze nello stesso punto, saprò dove lo spaventapasseri produce la sua tossina. Ok, Jin Champ, devo riconoscere che hai fatto veramente una gran bella battuta. Mica scemo Batman, lui accede alla console, mica al PC. Già sapeva. Questa è molto carina. Ok, dobbiamo fare una triangolazione. Praticamente individuare tre punti contemporaneamente. Le frequenze radio e a microonde indicano la Ace Chemicals. È lì che lo spaventapasseri produce la tossina. Jim, ho trovato la tossina alla Ace Chemicals. Intanto chiedo una cortesia alla regia. Mi dai un bicchiere di qualcosa da bere. Una squadra dall'inizio dell'evacuazione, come avevi chiesto. Crane deve averli corrotti. O peggio. Sono in zona, raduno i miei uomini e procedo. Aspettami prima di agire, Jim. Sto arrivando. La cedrata, grazie. Evviva la cedrata. Lasciamo perdere per il momento queste parti. Allora, se io adesso vado a fare la missione principale che mi viene indicata, vi spoilerò una parte grossa del gioco. Quindi, grazie mille. Ok. Dicevo. Oh, bello. C'avevo la lingua felpata. E se vado alla
Hai sentito quel tale alla fabbrica chimica? Ah giusto, non ho ancora la Batmobile. Dovrebbe... Quello che succede è che vado a spoilerarvi una parte. Perfetto, la Batmobile è tornata. Cercherò di evitarvi lo spoiler semplicemente non arrivando fino al punto in cui scatta lo spoiler. Però questo fondamentalmente... Ci stiamo dirigendo verso la fine della demo, della parte che volevo farvi vedere questa sera. Notizie dall'interno? Niente. Pensiamo che una minima parte del personale sia ancora lì, ma nessuno... Mamma mia, qua sta andando a 6 FPS. Se sono ancora vivi... Porca miseria. Potranno dirci cosa... Sì, sì, maxiamo adesso, maxiamo, tranquilli. Non c'è Ultra, comunque non posso settarlo su Ultra, ragazzi. Non esiste l'Ultra in questo gioco. E vai, un FPS, ragazzi, abbiamo fatto il record. Fra un po' vai in negativo. Glieli devo dare io. Mi chiede di disegnare fra un po' i frame a me. Mi apre Paint e mi dice disegnami i frame. Nella morte non deve più temere alcunché. Tenetelo alla larga dalla East Chemicals. Avrai la tua vendetta. Abbiamo incontrato un nuovo cattivo che... È il uno dei cattivi principali del gioco. Cattivo principale, ovviamente, spaventapasseri. Questo è, diciamo, quello che viene subito dopo, la cui identità è misteriosa. È misteriosa. È un amico tuo? Sta qui e andrò a scoprirlo. No, lo spoiler non ve lo faccio vedere, ragazzi. C'è uno spoiler grossissimo alla fine di questa missione, ma non ci arrivo. Non intendo mostrarvelo perché vi rovino una delle sorprese più belle che gli sceneggiatori si sono architettati in questo gioco e che è, diciamo, quello che mi ha fatto dare 9 a questo gioco. Perché è geniale quello che hanno fatto, ma non ve lo dico assolutamente perché vi rovino una sorpresa meravigliosa. Ok, allora, mi fermo qua un secondo. Devo chiudere e andiamo a maxarlo. Allora, portate un attimo di pazienza. Spero che continuerete a sentirmi, perché devo bloccare. Mi sentite ancora? Spero di sì. Allora, un attimo di pazienza, perché andiamo a chiudere qua. Ultra, che non esiste. Proviamo a vedere se così, anche se dubito che funzionerà. Allora, applica. Secondo me non funziona. Mi chiederà di riavviare. Vuoi mantenere queste impostazioni? Sì, ha funzionato. Ok, vediamo se torna l'immagine. Ho dovuto toglierla perché altrimenti cambiando... Ok. Ci siamo? Funziona? Ho dovuto resettare la risoluzione perché altrimenti non me la cambiava. Va bene. Che Dio ce la mandi buona, ragazzi. Il V-Sync, dite di disabilitarlo per migliorare la performance. Vediamo cosa succede. Secondo me non funzionerà. Ok.
Ragazzi, la vedo nera. <ride> 28 fps. Mamma mia. <ride> 8 fps. Oracle, chiunque sia ha radunato un esercito. È maxato, ragazzi. Questo è il max che posso fare, davvero. Più di così. Da una squadra di servizi segreti in Venezuela. Hanno scoperto una struttura di addestramento con soldati che indossano. Ma in realtà, noterete, non ci sono. Abbiamo solo delle ipotesi. Cioè, in realtà riesco a tenere un frame rate accettabile. Però il problema è che queste stutter è assolutamente indecente. Il cavaliere di Arkham. Decretta le comunicazioni. Devo sapere cosa tramano. C'è dell'altro. Degli operai della Ace Chemicals sono ancora sul posto. Ci aiuteranno a rintracciare. 46 fps con stutter che vanno a 1 per qualche istante e poi torna. Ogni operaio avrà un suo chip identificativo. Accedendo all'archivio del personale. Allora, vorrei farvi vedere adesso, al di là del frame rate. Vicino a te. Prova lì. È tutto molto bello. Ma al di là di questo, a me sembra che, nonostante tutto, non vada bene. Ora, con il V-Sync disattivato, sì, però non ho problemi di tearing, perché avendolo, non ho problemi di tearing, non è affetto da grosso tearing questo gioco, ve lo posso tranquillamente dimostrare, non ci sono grossi problemi di tearing, è assolutamente accettabile. Ci sono 5 soldati, ognuno armato e pericoloso. Però ragazzi, va a scatto. Prima di poter accedere al terminale, dovrò eliminarli tutti. Ascoltate! Lo spaventapasser dice che la reazione è quasi completa. L'evacuazione finale della struttura inizierà tra 30 minuti. Esatto. Questo è stuttering. Non è indicativo del frame rate del gioco. Il frame rate si mantiene in questo caso sui 45, 46, 53, 54, che è, ripeto, il dato che mi aspetto, visto che sto streamando a una bitrate di 5000 kilobit al secondo e che quindi mi sta portando via risorse, ma al contempo non mi aspetto questi cali improvvisi a 8 fps. Ok, vediamo se riesco a giocarlo così. Cioè, guardate, il mantello è bellissimo, cioè, è bello, però hanno fatto un casino di quelli. Questa è la parte che adoro, l'assalto a sorpresa, gli elicotteri che arrivano dall'orizzonte e fanno pezzettini in bersaglio. E allora come mai non sei su uno degli elicotteri? Mi ha fatto male qualcosa che ho mangiato l'altra sera, stupide razioni. Non sto ancora bene. Che sfiga. La più grande operazione di sempre, io sono sotto la pioggia, fuori da una stupida fabbrica. Cercare di non vomitare. Non lo so. Purtroppo l'intelligenza artificiale è abbastanza. Disperdetevi, controllo se ci sono vittime. È abbastanza aggirabile, perché vedete, quando io ne abbatto uno, tutti gli altri vanno a controllarlo. E questo diventa abbastanza ridicolo. Sapevamo che era qui. Com'è successo? In certi casi. Fatto fregare. Non fatelo anche voi. Non c'è niente da fare qui. Sparpagliatevi e trovatelo. Allora, questi qua vanno in direzioni opposte. Quindi questo qua. Quanto ci vorrà? Che è stato? E andiamo a nasconderci. Questa volta ci vedono anche da sotto, quindi dobbiamo stare molto attenti, perché se ci trovano all'interno di, vedete dove è indicato in rosso, vuol dire che loro stanno osservando sotto le grate. Se ci individuano, ci lanciano giù una granata e quindi ci fanno molto male. Non c'è niente da fare per lui, sparpagliamoci e vendichiamoci. Li sistemerò tutti in maniera molto silenziosa, se riesco. Se il capo è tanto bravo a dare la caccia a Batman, perché non è qui? Calma, il cavaliere dice che Batman vuole spaventarli. Il cavaliere ci ha mentito, non eravamo pronti. Qui mi vedono. E vai di qua. Oh. Vediamo se questo qua si dirige verso di me o cambia direzione. No, cambia direzione.
Cioè, il gioco è giocabile, ragazzi. Non è ingiocabile. Però è indecente che sia stato fatto un lavoro di ottimizzazione di questo tipo. Altro uomo a terra. Chi se ne frega? No! Il KO travolgente permette di risparmiare tempo, ma ovviamente è molto rumoroso. Però può anche essere utile, in questo caso, per attirare subito l'attenzione di un nemico, il quale si avvicinerà a controllare che cosa succede. No. In questo caso mi sta inseguendo. Non mi avrai, Batman! Non mi avrai! Vediamo se riesco a... Laggiù si sta muovendo qualcosa. Là non c'è niente. Vabbè, andiamo a prenderlo da dietro, che facciamo prima. Che cosa è successo? Cos'è andato storto? E girati! Boom. Ok, questi li abbiamo fatti. Possiamo andare ad hackerare al terminale questa parte qua. Vediamo se Oracle aveva ragione. Connessione dati attiva. Ragazzi, non vi svelo la trama, non vi dico se si scopre chi è Arkham Knight. Aggiornare i protocolli di sicurezza. Sappiate che c'è un bel mistero intorno ad Arkham Knight. Molto molto bello, che dura fino alla fine. Oracle, ho i codici personali. Se vado in un punto elevato posso usare lo scanner. Questa per è la pioggia migliorata, okay, di... Ti ho segnato sulla mappa la struttura di Nvidia. Più alta della zona. Non cadere. Praticamente le gocce cadono in maniera indipendente l'una dall'altra. Se andasse a un frame rate stabile sarebbe molto bello, purtroppo non è così. Però lo vedete, insomma, è particolare. Un effetto particolare. Abbiamo sbloccato un upgrade che ci mostra, così vediamo anche questa parte qua, come si migliora Batman. In questo caso vedrete che le possibilità di personalizzazione con questo menu a nido d'ape sono tantissime. Ci sono 15 diverse possibilità di migliorare la tuta, 16 diverse mosse, alcune sono bloccate, si sbloccano più avanti, 20 diverse miglioramenti del gadget, 13 diverse abilità del gadget, 9 miglioramenti per le armi della Batmobile e 10 miglioramenti generici per la Batmobile. Questi, potete vedere, sono i miglioramenti completi che si possono ottenere. È veramente tanta tanta roba. Potete personalizzarvi il vostro Batman come preferite. In questo caso vado a migliorare la resistenza ai colpi. Ho 5 punti Wayne Tech disponibili. Andiamo a migliorare anche la lotta. Ok. A posto. Abbiamo ottenuto un po' di miglioramenti. Qua è quasi ingiocabile. Ok. Perfetto. Posso attivare il bat scanner e cercare i lavoratori. Adesso c'è questa sequenza che a me è piaciuta moltissimo quando l'ho giocato su PlayStation, perché è una sequenza interattiva in cui io posso scannerizzare il complesso per trovare delle voci che dovrebbero identificarmi dove si trovano gli ostaggi. Uno, due. Questa è la sua ultima notte. Me ne occuperò io. Hai idea di chi sia il cavaliere di Arkham? Pare che voi due vi siate già incontrati. Mi sono fatto molti nemici. 4, ne manca uno. Non se lo trovo. Eccolo qua. E 5. Perfetto. Ha funzionato. Rilevo 5 chip personali all'interno della struttura. Speriamo che siano ancora vivi. Sto usando Steam per contare gli FPS. Counter di FPS di Steam, che a volte non funziona.
A volte mi fa casino con lo streaming. Questa volta ho dovuto riavviare il gioco, ma alla fine ha funzionato. Ok, andiamo. Lasciamoci questo qua, me lo lascerò per ultimo. Andiamo dal primo. Una cacchiata, dovevo andare a uccidere prima quelli con le armi, ma ho usato le maniere forti. Abbiamo usato anche una combo speciale per... Ah, stavo per fare un perfect, ma peccato, ma ho mancato l'ultimo. E arrivano i ninja! I ninja! Come evitiamo i ninja? Se riesco. Olè. Fatti fuori anche questi. E a questo punto, teoricamente, possiamo... Se uso la gru adesso allerterò. Ah no, non posso, non posso, devo andare prima qua sopra a cercare di salvare. Vedi anche tu il picco sul router interno? Non è niente, un difetto di funzionamento. Si è bloccato il gioco? No, okay, non si è bloccato. Finalmente iniziato. Fase 1. Facciamo un KO terrore, che sono sempre molto divertenti, a meno che non siano... C'è qualcuno di armato? No, non c'è nessuno di armato. Allora è inutile usare, sprecare un KO terrore. KO ambientali, che se non fosse andato a scatti era anche molto divertente da vedere. A posto. Flawless victory. Purtroppo uno dei tecnici è stato ucciso. Oracle, hanno ucciso un lavoratore. Diavolo, dobbiamo fermarli. Senti, ho violato le comunicazioni della milizia. D'ora in poi potrai ascoltare ogni canale di trasmissione. Grazie, Oracle. So come entrare con la Batmobile nel complesso. Pagheranno per questo. Tutti. Apriamo il cancello e andiamo a recuperare la Batmobile. Via libera. Devo portare dentro l'auto. Porta principale aperta. State pronti. Sta arrivando un carro armato da $1 milione. Abbiamo mandato un Diamondback nel cortile principale. Questo è esagerato. Si può sollevare la strada. Il tuo cannone da 60 mm penetrerà le unità corazzate, ma ci vorranno diversi colpi diretti per abbatterle. Yeah! Ce l'ho fatta? Sì. No, ragazzi, non si può giocare così. Non si può assolutamente giocare. Mamma mia. Ok. E ora per procedere... da risolvere. Ok,
Usiamo la Batmobile con i comandi. Prendiamo una bella rincorsa. Non troppa rincorsa! Va bene. Ho sbagliato in pieno. Ok. Salta! Yeah! Ok. A posto. A questo punto potrei anche andare senza Batman. Chi se ne frega di Batman? I droni hanno attaccato la zona di carico. Pure Diamond Mecha a supporto. Lo vedo. Ok, questa è andata. Ok, è andato. E a questo punto possiamo... sbloccare questo. Che dovrebbe affumicare tutto qua sopra. E a questo punto dovrei chiamare Batman che... miracolosamente si è materializzato all'interno. Va bene. Sblocchiamo qua. Il caro e vecchio gel esplosivo. A posto. Procediamo. Abbiamo trovato un altro. Sono già due operai morti. Avrei dovuto fermare. Un altro operaio morto. Batman, senti, ho parlato con Robin e credo che dovresti accettare il suo aiuto. Hai di fronte un intero esercito. Ha ragione, siamo una squadra. A Gotham serviamo entrambi. Me la cavo da solo, Robin. Ti ho detto cosa devi fare, fallo e basta. Non adesso. No, adesso. Non vi dirò ovviamente che cosa sta facendo Robin. Devi rimanere concentrato, o le cose peggioreranno, e anche molto. Non dovresti essere così duro con Tim, vuole solo aiutare. Non farti condizionare dai tuoi sentimenti per lui. Credi che io lo voglia là fuori in pericolo? Preferirei saperlo al sicuro, ma potrebbe aiutarti. Se Robin non salva quelle persone, le conseguenze non saranno meno pericolose della bomba di Craig. No, di qua non posso passare. Devo passare di qua. Ok, a questo punto devo riutilizzare la Batmobile. No, il doppiaggio italiano è molto buono. Non sono d'accordo. Secondo me è veramente molto buono. Rispetto agli standard a cui siamo abituati. E poi questa è la voce di Batman. C'è niente da dire. Se siete cresciuti come me con Bim Bum Bam negli anni 90, questa è la voce di Batman. I nostri eroi erano Batman, Bat Roberto e Bat Carlotta. Torniamo. E siamo a tre vittime. Questi animali la pagheranno. Li fermeremo. Come sempre, dico bene. Un attimo ragazzi che non vedo più la chat. Quanti anni ho? Quanti anni ho? Ne ho 31. Ah
Allora. Forze di terra! Founders Island è in mano nostra! Torre di guardia e posti di blocco sono completamente operativi! Ora voglio un'unità di attacco su Miyagari! E un drone di pattuglia in ogni dannato vicolo! Ok, non posso per il momento fare quello che voglio, che volevo fare, quindi mi butterò giù per la... Se voglio raggiungere il laboratorio, devo capire come muovere l'ascensore. Come muovere l'ascensore? Così. Ecco. Tiriamo sull'ascensore di peso con la batmobile. L'ascensore non va più in alto di così. Benissimo. Ok. A questo punto torniamo alla Batmobile. È pieno di queste meccaniche un po' puzzle, molto carine. Ancora. Basta, più di così. Se è così, dai, si ripiglia. In piedi. Di qua, muoviti. No, ti prego. Ho detto muoviti. Alzati. Levami le mani di donna. Altrimenti? Vuoi che ti insegni un po' di educazione? Ok. Passiamo di qua. Il fumo è molto bello, ma in generale la realizzazione tecnica di questo gioco è eccellente. Diciamo che è l'ottimizzazione su PC che lascia molto a desiderare. Comunque avete notato che non ci sono grandissime differenze alla fine tra la versione maxata e quella che utilizzavo per fare lo streaming. Direi che quanti sono armati qui dentro? Beh, sono tantini. Usiamo un multi KO terrore. No, ma sono tutti disarmati, no? Chi se ne frega. Vabbè, usiamo un KO terrore solo per farci due risate. Eccolo qua. Devo aver sbloccato anche qualche mossa speciale con le combo. Via. Abbiamo uno, l'abbiamo salvato. Non hai la più pallida idea, Batman. Calmati e dimmi ciò che sai. Lo stabilimento è attivo da ore. Sono entrati coi camion. Armi, soldati e in più sostanze pericolose. Sapevano cosa stavano facendo. Sta producendo la sua tossina su vasta scala. Sono guai. Guai seri. Insomma, lo spaventapasseri sta producendo l'intera costa orientale. La tossina. Dov'è lo spaventapasseri? Io non ne ho idea. So solo che sta proseguendo col suo piano e che ha uno stramaledetto esercito. Siamo spacciati, Batman. Lo fermerò io, ma prima ti tirerò fuori. Vai all'ascensore. Allora, finirò questa missione. Dopodiché, ragazzi, lo spaventapasseri? Non ancora. Mi direte voi se procedo con lo spoiler alert costruendo una bomba oppure che coprirà di psicotossina. Cioè, se dobbiamo fare lo spoiler. Gli uomini fuori da qui. Me lo dite voi. Asserragliatevi. Tieni però dentro. Io sarei per il no. Toglierò i miei uomini dalle strade, ma resterò qui. Se trovi qualcuno, portalo da me. Jim, è troppo pericoloso. Lo fermerai. Il doppiaggio è buono, certo. Stanno recitando, non è una lettura sfigata come succede sempre nei giochi in italiano che vengono assolutamente avviliti da una realizzazione, da una localizzazione tremenda. Ok.
credo che qua ci sia un ok passaggio. Quindi niente spoiler, d'accordo. Sono d'accordo con voi, ragazzi, assolutamente. L'ho chiesto perché magari vi interessava sapere che cosa succedeva, che va a cambiare completamente il gioco, ma se volete giocarci ve lo scoprite da soli, vi prenderete una bellissima sorpresa. Adesso c'è una prima boss fight. Sono poche le boss fight in questo gioco, soprattutto, cioè, sono poche nella missione principale e Alfred. Sono nell'ordine di 6 o 7. Indicano che il velivolo non ha pilota ed è telecomandato. Blocco armi disattivato. Fatti avanti, eroe! Vediamo se riesce a tenermi testa. Visto quanti scrupoli vi si fa il povero Batman. Hai sentito? È solo il primo di una lunga serie. Devo assolutamente. Perfetto. Dove sei? Allora, ci sai ancora fare, eh? Bene. Allora ricordo. Boss fight abbastanza facile, come potete notare. Fermo la bomba di Crane, non ci sarà una città da salvare. Devo scortare il nostro amico sul ponte e per farlo non mi ricordo dove devo andare. Vediamo un po'. In teoria dovrei tornare indietro attivando questo. Okay. Di qua. Usa l'ascensore. E per tornare sul ponte, teoricamente dovrei andare di qua. Ok. Voilà. Salviamo il nostro amico. Ottimo lavoro. Sapevo che non ci avresti deluso. Non è ancora finita, Jim. Torno a prendere gli altri. Abbiamo un'ultima cosa da fare qua. Anzi, una penultima cosa da fare. L'ultima, come ho detto, non ve la faccio vedere. Entrare. E qui c'è l'ultimo da salvare. Come facciamo a salvarlo? E c'è una porta. Grazie al cielo, sei qui. Attenzione! Siamo dentro,
Via! Dividiamoci! Se questa cosa non andasse a un frame al secondo, vi accorgereste che sta arrivando Arkham Knight. Tenete le armi puntate su di lui. Se vi sembra che stia progettando di uscire dalla stanza, fate fuoco. Ah, e non mirate al simbolo, è solo un trucco. È il punto più non è qua lo spoiler, ragazzi. Mirate assolutamente. Prima i punti deboli nella spalla, quindi aprite il fuoco sulle giunzioni tra le placche. Ti prego. Hai detto qualcosa? Non coinvolgerlo. Sempre a proteggere i deboli e gli indifesi. Ecco cos'amo di te. Sei scontato. È per questo che vinceremo. Possiamo prevedere ogni tuo. E secondo voi come faccio a risolvere questa situazione? Forza. Sappiamo come pensi. Vai! Perfetto. Ottimo. Salviamo anche tutto lui. Ok, sei in salvo. Sei in ritardo. Siamo tutti spacciati. Sai della bomba che sta costruendo? Dov'è finito? Hanno detto che si trova al miscelatore centrale. Un bell'uomo, questo. Sai cosa significa? Si prepara a rilasciare la tossina. So cosa fa quella roba alle persone. Se il gas finisce là fuori, sarà il caos. Non lo permetterò. Aspettami alla Batmobile, ti farò uscire. Jim, il secondo laboratorio è a posto. Vengo da te. E lo spaventapasseri? È al miscelatore centrale. Appena i tecnici saranno in salvo, vado a prenderlo. Lì è l'inferno che penso. Peggio, Jim. Ma lo fermerò, hai la mia parola. Ok. Vieni duro, ti riporterò dal andiamo a salvare lui. Uso la modalità tattica perché se cado toccare fare una parte per entrare. Subito. Ci sto lavorando, ma mi servirà ancora qualche minuto. Trovalo, Barbara. La calma è la virtù dei forti, non lo sapevi? Pare di no. Questi due sono stati fortunati. Gli uomini di Crane hanno ucciso gli altri. Bastardi. Portali alla centrale, ma fai attenzione, Jim. La milizia è in tutta colpa. Che cosa pensi di fare? Mostrerò a Crane cosa succede a chi porta scompiglio nella mia città. Oracle, devo arrivare allo spaventapasseri. Non c'è più tempo. Questo non ti piacerà. C'è un solo ingresso e pare che sia stato sigillato dall'interno. Ma non c'è problema. Il condotto di servizio? Corre sotto al muro portante della struttura. Ti ho mandato la posizione. Cosa pensi di fare? Improvviserò. Visto che mi chiedevate della distruttibilità, ci sono anche queste parti qua in cui dobbiamo usare la Batmobile come un demolitore. È abbastanza carino. Ok. No, non così. Ok. Squadra d'assalto è pronta. Ora sono con loro. Quella risorsa è cruciale per il mio piano. Non mi deludere. Io non deludo mai. Cosa pensi stiano tramando? Prima dobbiamo fermare lo spaventapasseri. Poi mi occuperò del cavaliere. Ok. Thank you.
E Batman c'è rientrato al volo. Avanti. Forse ho trovato un punto debole dei blindati droni. Indago ancora e ti farò sapere. Senti tu, mi sa che hanno fatto dei blindati. Non essere certo. Magari noi abbiamo battuto il suo. Blindato. Il profilo dice che ha un auto. Perché dicono che è un blindato? Non lo so, perché è proprio grosso. I soldati sono coperti da quella torretta. Adesso. Dovrò eliminarli alla svelta per non essere individuato. Non fatevi spaventare. Entra nella grata, cacchio! Entra nella grata! Mannaggia lui! Ma guarda te. Ok. Superato anche questo, possiamo andare ad aprire il cancello alla Batmobile. Batman, siamo tornati sani e salvi al commissariato. I blindati sono ovunque, quei bastardi hanno pianificato tutto da settimane. Sta lì e fa quel che puoi, Jim. Li affronterò una volta sventata l'esplosione. Contiamo tutti su di te, Batman. Ce la faremo anche stavolta, lo so. Ok. Apriamo il cancello. Intanto magari mi metto un po' di upgrade alla... il combattimento lo rendiamo un po' più divertente. Non... c'ho un solo upgrade, non posso fare niente. Vabbè, aspettiamo il prossimo livello. Ok. Per poter usare l'auto devo farla arrivare in questa zona. Ole. Mamma mia, 5 frame al secondo. Ah, qua non posso. Ascoltate, mi hanno appena riferito che la fase 1 è completa. Queste parti blu consentono di fare dei KO ora il nostro cliente si prepara tipo ambientale. Ci sono un bel po' di nemici di cui tutti disarmati, a parte alcuni che sono quelli con la tuta più chiara, che possono elettrificare i nemici. Quindi io andrei a... mamma mia ragazzi, un frame al secondo qua. Devo uccidere i curatori prima di tutto. Addosso ragazzi. Ale, andati tutti. Come avete visto, il numero di nemici affrontabili in Arkham Knight è sensibilmente più alto rispetto al passato. Ora sappiamo perché ha fatto evacuare la città. Quando poi entrano in gioco quelli armati, le cose si fanno ancora più divertenti, perché dovete metterci della tattica. Qua sono andato di forza bruta. Le conseguenze saranno in mani. Abbiamo fatto il suo gioco. La fuga dei cittadini era irrilevante. Sapeva che nessuno sarebbe sfuggito al raggio dell'esplosione. Assunti abbiamo il termometro.
Vabbè, io se avessi preordinato sarei abbastanza arrabbiato per lo stato attuale del gioco. Non so se chiederai il rimborso, però la tentazione ci sarebbe su Steam. Ma l'avevo sbloccato un attimo fa, ancora. Ok. Tubo caricato. E dentro c'è lo spaventapasseri che sta maneggiando. Cambierà per sempre. Stanotte gli verrà una landa maledetta dagli incubi. Un simbolo cadente del fallimento di Batman. La paura. Soprattutto faremo di Gotham l'epicentro di un'esplosione che trasformerà l'intera costa orientale americana nel mio regno. Lasciatelo lì, dobbiamo... Devo impedire che quelle sostanze vengano caricate nel miscelatore. Ok. Una volta sgombrata la stanza potrò pensare a fermare l'esplosione. Altro reagente caricato. Intanto distruggiamo le torrette. Esplosione 23 miglia in aumento. Datemi un rapporto di stato. Non c'è niente giù alla sottostazione. Al collettore chimico, sgombro. Volte di osservazione, sgombro. Ok, copriamoci le spalle. Quel bastardo non ci avrà. Vado a prenderne un altro. Vediamo se sono riuscito a evitarlo o se mi ha preso. In genere spostandosi. Ah, l'ho mancato per un pelo. Ok. Allora, qua c'è una sentry gun, è meglio evitarla. Qua c'è il tizio che ha messo KO prima. Questo è nascosto. Questi qua li affronto dopo perché sono armati. Eccolo. Ops. Sali, 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 sali. Devo ricordarti che abbiamo un'agenda fittissima. Gotham pagherà per quanto mi ha fatto. Ok. No! 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 È qui alla sottostazione. Fanculo. No! 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 Gli è andato di qua! Scappa! È nel pavimento, occhi aperti! Emergenza. Ampiezza esplosione 31 miglia in aumento. Adesso lancerà una granata. Ok, questo l'abbiamo fatto. Su di qua. Qualcuno di voi ha ricevuto un incarico. Eseguitelo e pregate di non dover mai sperimentare la mia psicotossina di persona. Gli abitanti di Gotham potranno anche scappare, ma non sfuggiranno mai al loro destino. Ok. E ne manca ancora uno. Armato? Sì, armato. Emergenza. Ampiezza esplosione 46 miglia in aumento. Potrei usare un batarang e metterlo e stordirlo. Olè. Ok. Questo l'abbiamo risolto. Ora ragazzi, andrò di sopra e mi fermerò tra pochissimo. A quanto pare il flusso delle sostanze si è fermato.
E questo può solo significare che sei arrivato, Batman. Aspettavo con ansia di rivederti. Agenti morti, vittime del gas. Erano gli agenti di Jim. Ok. So che sei lì. Spero di aver vinto. Hai paura? Sei prevedibile. Il completo controllo. Ragazzi, io mi fermo qui. Come si spegne? Lasciami o lei morirà. Di che cosa stai parlando? Barbara Gordon. Insomma, ci ha svelato che ha rapito. Fuori di qui, ora. Calma, nessuno sa che sono qui. Che ha rapito Barbara. Basta. Io mi fermo qua. Qui c'è... praticamente lo spoiler non è ancora arrivato. Qui c'è una sequenza in cui io devo fare... risolvere alcuni... alcuni problemi. Cioè devo cercare di fermare il gas. Ma non vi dico altro. Ho sentito cosa ha detto quello squilibrato. Non vi dico assolutamente altro. Questo è il punto in cui arriva lo spoiler. Quindi, se volete io vado avanti, però vi avviso che sta per arrivare lo spoiler, dopo vi giuro, dopo mi fermo, dopo questa sequenza mi fermo, però questo è lo spoiler più importante del gioco. Ora, lo dico e lo ripeto, metto in pausa, lo dico e lo ripeto, andate via, smettete di guardare se volete, non volete rovinarvi la sorpresa, ok? È chiaro? La chat la sto guardando, ragazzi, ma voglio dirvi che non voglio rovinare l'esperienza a nessuno. Quindi, per favore, se non volete rovinarvi la sorpresa più importante del gioco, non guardate i prossimi 10 minuti, ok? Spoiler alert totale. Va bene? Boh. Esplosione imminente. Basta. Preparazione del neutralizzante. Che cosa fa? È troppo tardi, non può fermare. Spoiler alert totale. Ragazzi, lo chiudete so, qui. Non cerco di fermarlo. Cioè, ci sono altri 2-3 minuti in cui non succede niente, però vi avviso. Lei? Non importa. Trovala, Alfred. Agente neutralizzante impiegato. Poi finito questa parte, ci fermiamo del tutto e vi spiego per quale motivo. Questa parte che stiamo per vedere è così geniale. Le sostanze nei contenitori sono instabili. Dovrò muovermi lentamente e con cautela. Sir, la prego di ripensarci. Se ne vada subito, morirà se quell'esplosione la investe. Non c'è altra via, Alfred. C'è sempre un modo, sir. La prego. Devo andare piano piano perché se sciopa tutto è game over. E grazie comunque per chi c'è stato fino adesso. Boh, uno l'abbiamo fatto. Primo agente neutralizzante andato. Agente neutralizzante impiegato. Ampiezza esplosione ridotta del 25%. Dimmi dov'è, Alfred. Non ne ho idea. È colpa mia se l'hanno presa. Miss Gordon era consapevole dei rischi. Neppure lei si starà dando pace per l'accaduto. Sir, mi ascolti? Non capisce? È questo che lui vuole. Senza di lei Gotham sarà alla sua mercé. Non può lasciarlo vincere. Vi lascio ascoltare i dialoghi. Due.
Andiamo a prendere il terzo agente neutralizzante. Ops. Sto monitorando la struttura. Non ha più tempo. La prego, se ne vada subito. Me l'hai insegnato tu. Fa la cosa giusta. È solo questo che conta. Signorino Bruce, la imploro. Deve andarsene da lì. Se è a causa di Miss Gordon, non può accusare se stesso per ciò che è accaduto. Ecco, forse Alfred è l'unico personaggio che avrei affidato a un doppiatore un po' più carismatico. È sempre un po' distaccato Alfred, anche in parti drammatiche come questa, e anche in parti molto più drammatiche. Forse, ecco, su quello avrei investito un po' di più. Ci avrei messo, non lo so, qualcuno di più costoso. Giancarlo Giannini. Ok. Attenzione ragazzi, spoiler, 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 spoiler. Ok. Questo era lo spoiler. Ora. La presenza del personaggio che abbiamo appena visto, a parte i 5 frame al secondo a cui sta girando adesso il gioco, in questo momento siamo al controllo del commissario Gordon, e Batman al momento è in un altro mondo, non nel senso che è morto, ma al momento non è reperibile. Allora, Joker è morto ragazzi, è morto, non c'è più, però ritorna. Perché ritorna? E questo è il colpo di genio. Hanno trovato il modo di farlo tornare. Pur essendo morto. Allora, il ritorno di Joker sì. Cioè, è prevedibile, ma non nella misura in cui loro lo hanno pensato. Perché Joker è morto, effettivamente è morto, cioè non è vivo nel gioco, non c'è un Joker vivo nel gioco. E questo è il colpo di genio del... Adesso mi si è bloccato il gioco. E questo è il colpo di genio del... degli sviluppatori, degli sceneggiatori. Hanno trovato il modo di fare tornare Joker e hanno trovato il modo di farlo stare presente nell'avventura sempre. Perché, e qui di nuovo super spoiler alert... Di nuovo, spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. Praticamente Batman è stato infettato dalla tossina e poiché la tossina porta alla luce i tuoi più oscuri incubi, lui rivede Joker. Ma non è tutto qui, perché ce l'ha sempre addosso Joker. E noi per tutta l'avventura, fino quasi alla fine, avremo Joker come una civetta sulla spalla che continua a parlare, a commentare quello che facciamo, a fare delle battute infelici. Ed è bellissimo, ed è stupendo. Questo... è il colpo di genio di Batman Arkham Knight. Assolutamente il colpo di genio a livello di sceneggiatura. È assolutamente straordinario. E vi divertirà tantissimo. Avere Joker come compagno di viaggio, fra virgolette, che pur essendo frutto della mente di Batman con le cose impossibili, cioè troviamo Joker che si rilassa nei condotti da reazione, cose assurde, Joker che compare in posti impossibili, Joker che si replica da solo, che si sostituisce alle persone in giro per la strada. Qui il gioco sta andando a 2 frame al secondo, mamma mia, ingiocabile qua. E insomma, questo è straordinario. Che razza di posto è questo? C'è anche il pinguino, sì, c'è il pinguino, ci sono tutti i cattivi. Tutti cattivi. Non manca praticamente nessuno. Nominatene uno e lo trovate nel gioco. O come personaggio principale o secondario. Il pinguino, ecco, il pinguino è un po' deludente come personaggio. Commissario? Grazie al cielo.
Dovete tirarmi fuori di qui. Mi tengono rinchiuso e mi sottopongono a test continui, come una cavia. Ma non c'è nulla di strano in me. Beh, insomma, ragazzi, io davvero non vado avanti oltre, anche perché poi diventa tutto uno spoiler. Mi fermo davvero qua per questa sera. Spero che vi sia piaciuto il gioco, al di là del disastro che hanno combinato su PC, e che spero che metteranno, che risolveranno, perché al momento, ripeto, secondo me il gioco ha troppi problemi su PC, però secondo me questo è un capolavoro, cioè un gioco che rende onore e giustizia alla serie, lo fa in una maniera matura, lo fa con dei dialoghi davvero impressionanti, davvero ben scritti, e con delle trovate come questa che a mio avviso rendono il prodotto davvero affascinante. La realizzazione tecnica su console è encomiabile, su PC è un mezzo disastro, ma mi auguro che la sistemeranno. Batman, lieto tu sia qui, Jim. Dai un'occhiata. Ecco. Basta. Qui c'è quest'altra parte in cui si scopre che Joker ha inviato sangue infetto e praticamente ha trasformato in Joker. Ne mancano alcuni. Come? Ha trasformato in Joker alcune persone. Ospedalieri. Trasfusioni non registrate. 5 persone contagiate, senza cure. Il sangue si è sviluppato a lungo. Le sta alterando. Stanno diventando Joker. Mio Dio. Quindi ci ritroviamo una serie di Joker da affrontare, che non sono una forma della Joker. Creutzfeldt-Jakob. Sono in realtà affetti dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob, come dicono loro. Dagli altri. Henry Adams. Vabbè, insomma, mi fermo qua. Ma non ha sintomi. Ragazzi, il gioco è divertente. Se lo sistemano su PC, prendetelo. Se volete giocarlo subito e avete fretta, prendetelo su console, che è altrettanto valido, perché il colpo d'occhio che ho avuto su PlayStation 4 è stato di wow, non ho mai visto niente di simile su PlayStation 4. Cioè, il gioco più impressionante su PlayStation 4 ovviamente è The Order 1886, ma è un gioco a corridoi. Qui ci avviciniamo, diciamo, con tutti i limiti del caso, ma ci avviciniamo alla stessa qualità grafica, però in una struttura open world. Ripeto, con tutti i limiti che ha una struttura open world. Il colpo d'occhio è eccellente, i Rocksteady hanno fatto uno splendido lavoro. Ve lo consiglio. Basta, mi fermo qui, ragazzi. Buonanotte a tutti, siete stati veramente tantissimi, gentilissimi. Ci vediamo in settimana con altri streaming su Spazio Games. E nel frattempo, intanto è tornato Joker con la sua faccia mezza carbonizzata dal forno a crematorio, e avremo a che fare con lui per un bel po'. Non essere così sorpreso. Doppiaggio stupendo. Sapevi che prima o poi sarebbe successo. Sono qui dentro di te in profondità. Insieme daremo a questa città quel che si merita. Un nuovo Batman. Un Batman migliore. Un cavaliere più... ne parliamo più tardi. Ne parliamo più tardi. Dobbiamo concordare su alcune priorità. Certo, hai salvato la città. Vabbè, scusate, è troppo bello. Finisco, finiamolo di, di farlo parlare, perché devi pensare a te stesso. Dopotutto, ora fai il broncio per due. Stupendo. Va bene. Dai. Buonanotte, ragazzi. A presto.